per Nikolić, che riserve il proprio lungo sotto canestro. C'è spazio per Fotu da tre punti, non esita, prende la tripla, la manda a bersaglio, gran canestro qua di Isaac Fotu. Allora attenzione alla transizione offensiva di Nikolić, però qui è grandissima la lettura difensiva e la layup che arriva con Markovic che alza per Julian Gamble. 40% da 3 in regular season, il recupero difensivo di Treviso che prende un altro tiro con Cook, manda a bersaglio anche questo e allora sì, primo time out. Alviti con un back to back da 3 punti, manda a bersaglio anche questo, grandissimo, grandissimo. Si lavora ancora per Nikolić, ma Wims qua è bravissimo, poi va dietro la schiena e questo è un grandissimo canestro di Kai Wims, veramente una giocata importante, recupero difensivo, palleggio dietro la schiena, il quale gli restituisce nuovamente la sfera. Logan finora un po' in ombra in questo inizio di gara, non esita però, si prende una tripla e la manda a bersaglio. Grande canestro qui di David Logan, aveva iniziato bene con la bomba dello 0-3 iniziale, poi si era un po' perso al tiro. Markovic qui battezzato, la tripla dalla punta, perfetto, in arresto e tiro da 3 punti e con Grains però con l'ultimo tiro di questo secondo quarto c'è spazio per la replica di Logan che va a bersaglio. Grandissimo canestro di David Logan, la preghiera da metà campo, ne mette 3 di fila, serve spalle a canestro Pippo Ricci, il quale avrebbe lo scarico e invece vuole lavorare uno contro uno. Ottimo il movimento con l'uso del piede perno, si appoggia benissimo al tabellone e nuovo meno 2, quantomeno nel tentare di superare la metà campo. Gaines, ancora lui, si alza da 3 punti, prende un'altra tripla, la manda a bersaglio, showtime Frank Gaines. La palla però arriva ancora nelle mani di Frank Gaines, vediamo cosa saprà creare il numero 0, non lasciategli spazio, questa è un'altra tripla, la manda a bersaglio. Signori, ma di che cosa stiamo parlando? Showtime Frank Gaines. Finora si è visto davvero poco, buono in regia, ecco qui potrebbe fruttare un altro assist e così è, altro gran movimento di Tessitori, sesto in fila per lui, uno contro uno, Gamble fa buona guardia, conquista il rimbalzo, Bologna già dall'altra parte con Wims dall'angolo, tripla importante e Menetti è sconsolatissimo per la transizione difensiva dei suoi, c'è l'ennesimo rimbalzo offensivo degli ospiti che adesso hanno il possesso nelle mani di David Logan, il quale si prende un tiro incredibile, manda a bersaglio anche questo, tripla e allora meno 2. L'uscita però è perfetto, Miloš Teodosic con recupero, la rubata è Vince Carter.